Andiamo a vedere oggi un incrociatore premium americano, il San Diego, che troviamo al livello 8. Vediamo subito le sue caratteristiche, come sempre partiamo dall'inizio. Bonus economici, tutti quanti quelli blu tranne i crediti che li ho terminati. Resistenza 27.900 punti, artiglieria cannoni da 127. Attenzione, subito potremo sparare le SAP, che penetreranno 36, ricarica 5,5 e poi proiettile AP 2100, gittata massima 14,8. Per quanto riguarda i siluri, abbiamo dei 2x4 che arrivano fino a 4,5 km, quindi in casi estremi di necessità danno 16.600. Difesa incursione aerea per attaccare i sommergibili avversari fino a 7 km, danno 4.830. Difesa contraerea molto interessante. Valore di 77, arriva a 5,8, esplosioni 1940, continuo 296, manovrabilità 34 nodi, mimetizzazione, verremo spottati a 9,3 km. Molto interessante il fatto di avere tanti consumabili diversificati, recupero vita, ricerca idrofonica, sbarramento che io adoro e anche incremento velocità di ricarica batteria principale. Tempo di ricarica meno 33,3%, quindi fate i vostri conti e levateli a 5,5. Andiamo a mettere quindi le bandierine un pochino a supporto, mimetizzazione obbligatoria. Io qui vado a mettere propulsione modificata 1, scelgo, opto per il sistema di puntamento modificato 1, ricerca idrofonica maggiorata con quella speciale e poi qui in realtà ho messo armamento ausiliario modificato 1, ma anche l'armamento principale modificato 1 ci può stare. Comandante speciale, comandante che in realtà è un comandante che ho preso da un altro incrociatore, mi sa dall'Annapolis, ce l'ho preso e l'ho buttato qui, altrimenti un po' di cambiamenti sarebbero comunque opportuni. Vi faccio vedere giusto qualcosina e poi vi dico cosa secondo me bisognerebbe cambiare, non tanto per la verità. Si potrebbe levare comunque sia questa skill che io adoro, però ripeto, è per l'Annapolis. Se me la fa vedere, eccola qua. Magari si può levare questa e mettere un po' di vita in più, ok? Che non sarebbe male visto che ne avete davvero poca. Però ripeto, è una nave che deve cercare di non farsi vedere. E poi con quel punto che avanza potreste decidere di mettere specialista di consumabili oppure cambio rapido dei proiettili, anche una buona scelta. Per quanto riguarda l'aspetto, abbiamo la mimetica permanente 1776 San Diego, che io ritengo essere molto molto bella, e ve lo dice uno che non ama le navi americane, però questa qui, questa nave è molto molto divertente. Per quanto riguarda poi le bandierine, mettiamo ovviamente le nostre Jolly Rogers guadagnate negli anni con il sudore della nostra fronte. Direi che siamo pronti, andiamo a vedere una partita che vi assicuro sarà, come sempre, molto particolare, forse fin troppo. Via. Andiamo a giocare una partita con il nostro incrociatore San Diego. Siamo in un matchmaking contro navi anche di livello 9 e livello 7. Siamo nel mezzo, due cacciatorpedinieri, due sommergibili. Allora, giocata pazza, andare su Bravo. Te lo dico. Ve lo dico subito. Giocata ultra pazza. Però, se il nostro Cagero dovesse spottare, io potrei distruggere qualsiasi cosa su Bravo. È proprio lo one shot, capito? Ovviamente il Cagero non va. Cagero, vai, 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 vai su Bravo, senti a me. Vai, vai su Bravo. Cagero, vada a spottare. Se tu spotti, io sparo. Cagè, dove sta vai? Miseria ladra, ragazzi. Mi serve qualcuno che spotti su Bravo. Oh, io fino a 10 ho contato, eh. Cioè, poi non dite che sono cattivo. Io fino a 10 ho contato. Allora, proviamo su Bravo. Perché il concetto è, se lui, cacciatorpediniere, dovesse uscire, loro come mi possono fregare? Tramite il Chapayev. Se hanno il Chapayev che fa radar, può essere un fastidio. Molto, molto difficile da risolvere. Proviamo. Questo è un problema enorme. Cagero sta fuori posizione, sta fuori tutto, quindi non... Meno
Non stanno cappando bravo al momento. Dobbiamo un attimo valutare la situazione. Prima di venire one shottati. Sta nave non avendo fumo. Ok, sono spottato. È il, la nave che si trova. Esatto. Hai visto che t'ho detto io? Se lui mi avesse ascoltato. Quella corazzata non la volevo vedere però. Mi one shot la corazzata. GG, abbiamo giocato benissimo. Fra, devi spottare. Se non spotti io non lo vedo. Cioè, come ho capito il gioco come. Sei andato sotto al. Quello spara le H, eh. Ma perché devo fare queste cose io? Nostro caggero in J3? No, ho sbagliato tasto! Vabbè, dai, ma allora. Perché con l'altro, solitamente utilizzo il tasto sinistro del mouse, cioè il tasto laterale, d'accordo, per fare sta cosa. Miseria, ma secondo te recupero vita? Ho sbagliato! Yeah, prima kill! Vi dovete fidare di quel che dico, mi dovete fidare! Vi dovete fidare! Non ci arrivo, non ci arrivo, fra, non ci arrivo, non me lo chiede neanche. Ma lui è fermo. Serio? Questa è fega. Ragazzi, basta, gioco solo, basta, me lo vado a one shottare con i siluri, ho capito, dai, basta, basta, faccio solo, basta, non fate più nulla. Lui dovrebbe avere le H pronte, non mi può one shottare. Matematica. Allora, solo questa azione. Però stavo scherzando. Devo registrare il gameplay, per favore. Per favore, non one shottarmi. Non sto capendo. Allora ragazzi, abbiamo capito che so fare le kill. Potreste collaborare cortesemente anche voi come squadra? Vi ringrazio, Davigio90 Games, iscrivetevi, mettete mi piace, link in descrizione se volete provare il gioco, insomma, con alcuni vantaggi. Ma non è possibile quello che sta succedendo. Io devo caricare questa partita, qualsiasi cosa succeda. La devo caricare, madonna ragazzi. Cioè, la Musashi mi può one-shottare se mi dovesse vedere. Vado a destra. Non ho capito il movimento della Duke of York. Non ho capito il movimento del Cagliero. Non ho capito il movimento di nessuno. Però mi sto divertendo e questo è l'importante. E questo è l'importante. Brava Hood. Allora, tecnicamente qua, mo, a parte gli scherzi, perché il nostro sommergibile è andato contro l'Altakashi che è alla ricerca idrofonica, c'ha le cariche, c'ha tutto? Boom, Lorenzo, dove vai? Lorenzo, ha pushato troppo, Lorenzo! Non deve pushare così tanto. Push. Ah, please. Io, raga, provo un attimino a dare dei suggerimenti tecnico-tattici per avere la situazione sotto controllo, capito? Perché, insomma... Ritengo che avere 5 navi in J4 non sia una cosa propizia per la squadra, mi spiego. Quindi dobbiamo un attimino rivalutare il posizionamento dei giocatori. Ma che succede? Cap l'ho preso.
Vai, vai, vai. Sì, Real Musashi para kill. Come on, vai. Nagato a 4000 punti distrutta. E lo sapevo io. Forza, che la ribaltiamo. Andiamo a cappare Alpha. Loro hanno una Tirpitz. Allora, dunque, loro perdono tempo in A6. Quindi, va bene. Dobbiamo cappare Alpha. Qualsiasi cosa succeda, dobbiamo prendere il cap. Queste montagne sono troppo alte, queste... Mi scordo che i proiettili americani possono superare tutto. Ma ti sembra normale sta cosa? Cioè, io posso attaccare da dietro l'isola. Così. No, vabbè, mo siamo un po' troppo vicini, effettivamente, non esageriamo. Comunque il loro sommergibile, mo, a parte gli scherzi, era, suppongo, FK perché non si muoveva. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, devi sparare le navi FK. Non è che posso aspettare che lui si connetta, magari sta al telefono un'ora, io lo aspetto un'ora, cioè, capiscimi? Le navi FK fanno, purtroppo, parte del gioco a 360 gradi, ed è una cosa che sto suggerendo da anni. Chi va a FK, secondo me il gioco dovrebbe sostituirlo con un'altra persona in coda, però, ripeto, a livello di gioco non so se si può fare, strutturalmente parlando, ma... Bisogna fare questa cosa qua, per forza. Se non vogliamo più gli FK, poi se ci va bene così. Però non riesco a colpirti perché stai facendo un giro pressoché assurdo, quindi non riesco ad avere tiro. Ti immagini il caggiero mi dà il fumo se glielo chiedo? Solitamente io non chiedo mai il fumo se ho un incrociatore, ragazzi. Non l'ho mai fatto, mai. Però quando me lo danno sono... Cioè, lo apprezzo, in poche parole. Questo che sta cappando è probabilmente il loro sommergibile. Quindi dobbiamo, prima di tutto... Vediamo se me lo dà. Se dà il fumo, tanta roba. Caggero, vabbè, dai, ci ho provato per un attimo. Buona sullo Sturdi. Allora, facciamo una cosa. Io voglio utilizzare un po' di ricarica. A 100.000 devo arrivare, dai. 100.000 li voglio. No, 100.000. Lui ha i 380 la Tirpitz. Non puoi, vero? Tutto calcolato. Devo anche rimanere là coperto dall'isola, ok? Però va bene lo stesso. Cento! 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 E l'Oder? No, si è fermato, mi ha fregato. Ma serio, ma gli ho fatto 3 perforazioni? Really? Mi arrabbio, Fermo, non ti prendere la mia kill. Non ti prendere la mia kill. Dai, che stai là. Kraken, 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 sentite l'odore? Lo sentite? Dai, che stai là. A
Avevi poca vita perché ti ho dato 3 perforazioni. Sto andando un po' avanti. Non so questa è là, fra. Ma porca miseria, un'altra perforazione. Lo so che sei qua. Dai. Perdiamo tempo, eh. È scappato. Ma dai. Ah. Non lo prendo più. Ma è rimasto tipo a 500 punti, secondo me, perché l'ho fatto 3 perforazioni e poi un'altra. Dettagli. Non ho tiro! Oh, raga, perdiamo navi in tutto questo. Quanto sei distante, miseria ladra? Ma dai. Che assurdità. Che mi rimane a 100 punti. Ah, sta dietro l'isola forse. Non lo so. Cioè, mi sento truffato. Mi sento truffato in una partita del genere. Truffa, sai la truffa? Dai, stai qua dietro, ma... Di la verità. Mi vuoi torpare? Miseria, che partita infinita! Ma ti pare? Ma possibile? Mi è pure da ridere. A un certo punto le squadre erano totalmente, secondo me, cioè, erano messe molto male. Erano posizionate malissimo. Fatto prendere paura. Ce la faccio. Ho sbagliato a usare la ricarica. No, e vabbè, dai, sì. Mai. Con il tasto mi confondo sempre. Sto dando il lato in una maniera impressionante. Ecco qua. Devastante del... della musa... No. Ah! Oh, quel DD è sparito. Eccolo, sta là, c'è il fumo. Ah, è possibile. Mi lasciano così. Ma che è sta roba? 4 kg? Ma no. Ma ragazzi, cioè veramente, è successo l'inimmaginabile. Potevo fa... Ma l'hanno fatta sentire il profumo del Kraken e non è arrivato. Però abbiamo fatto una prima kill e una cattura. E 3 colpi messi a segno, 2 fall, 246 hit, 115. 1.009, dai. 2.209. Io non ho ben capito il movimento che ha fatto il loro... la loro Duke of York. Non l'ho proprio capito. Rapporto dettagliato. Abbiamo fatto male alla Duke of York, che poteva one-shottarci, però il fatto ha voluto diversamente. Poi crediti, levate le varie spese, portiamo a casa 721.000. Torniamo nel porto.
A parte gli scherzi, non ho ben capito alcune cose che sono successe durante la partita, ovvero avevamo un gruppo di navi alleate completamente in un settore insieme al cacciatorpediniere, quindi ritengo che sia stato un movimento completamente errato. Ce la siamo rischiata bene all'inizio contro il cacciatorpediniere avversario, mi sono un po' incespicato con i tasti perché pensavo che fosse la ricerca idrofonica, invece era il recupero vita, e poi la Duke of York ha fatto una pushata che non ho ben capito. Il Kraken ci ho provato in tutti i modi, ma purtroppo in questa partita non è arrivato. Al netto di tutto, la nave risulta essere molto divertente, si presta molto bene negli scontri ravvicinati, ancor di più quando attiverete il vostro consumabile che vi consentirà di attivare appunto, insomma, sparerete molto più veloce, però utilizzatelo solo in casi di necessità, anche perché voglio dire la ricarica è un pochino lunga, non è sempre disponibile. Niente ragazzi, è stata tutto sommato una partita strana e divertente allo stesso tempo. Video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni, e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!